Con un e-bike fai più fatica? Punto di domanda. Prima che saltate dalla sedia, un attimo. Innanzitutto ho messo un punto di domanda. E poi da dove nasce questa domanda? Beh, nasce dal fatto che mi sono imbattuto in un articolo alquanto bislacco. Il titolo, acchiappaclic, ricorro al notes perché a memoria non potrei citarlo, bici elettriche, due punti, più dispendio fisico rispetto a quelli a pedali, come se poi le bike non avessero i pedali. Ora una persona normale sarebbe passata oltre, io invece ho voluto approfondire e mi sono letto tutto quanto l'articolo, la tesi alquanto bislacca. Ricorro al notes perché qua, guardate, credetemi, c'è da incepparsi. Dunque, la tesi è che con un e-bike passi più tempo in sella perché fai meno fatica, perché c'è l'assistenza. E questo significa che fai più fatica perché passi più tempo in sella. Vabbè, l'articolo in italiano richiama un altro articolo in lingua inglese, poi andandoli a confrontare, in realtà uno è la traduzione dell'altro, non so quale sia il master, quello originale, diciamo così, ma in quello in versione inglese c'è una chicca, sempre il notice, perché questa è bellissima. Con una mountain bike a pedalata assistita, sostiene l'autore dell'articolo, fai ancora più fatica perché chi usa la mountain bike normale sale in seggiovia, chi usa quella a pedalata assistita si fa il sentiero. E qui, beh, avrei dovuto spegnere il computer, però niente da fare. Sono curioso e quindi, poiché è citato uno studio in questo articolo, sia in quello italiano che in quello inglese, beh, io sono andato a pescarmi lo studio. Che in realtà non è bislacco come l'articolo, ha un suo fondamento di verità, anche se poi alla fine è semplice buonsenso. C'è l'articolo sul blog, lì c'è il link allo studio, ora io ve lo sintetizzo. Prima però è necessaria una mia premessa. In realtà, prima ancora di aprire questo studio, già immaginavo cosa avrei trovato, del resto mi ci imbatto spesso in queste tipologie di ricerche. Dunque, la sedentarietà è un enorme problema sanitario, perché noi sappiamo tutti quanto la vita sedentaria abbia malefici effetti sulla nostra salute. È un problema sanitario ed è un problema economico, ed è un problema economico, per quanto può sembrare paradossale, avvertito soprattutto in quelle nazioni dove non esiste un sistema sanitario pubblico gratuito come quello nostro, bensì un sistema sanitario privato. Gli Stati Uniti in questi sono emblematici. Beh, lì bisogna tener presente che i costi sanitari di una polizza, sono molto alti e spesso sono i datori di lavoro a dover stipulare la polizza per i lavoratori, innalzando in questo modo i costi, in maniera, a volte spropositata. E del resto queste polizze non sempre poi coprono tutto, oppure chiedono un plus per coprire determinate patologie. Quindi le aziende tendono a preferire l'offerta di bonus ai propri dipendenti che assumono comportamenti, chiamiamolo così, virtuosi, cioè quello che poi noi facciamo normalmente, evitare l'ascensore, la mezz'oretta di corsa, magari andare al lavoro in bicicletta. E allora questo studio, che cosa fa? Beh, prende in esame, un campione sostanzialmente sedentario, offre una bicicletta a pedalata assistita, una bicicletta invece a pedalata solo di gambe, sapete che detesto la definizione muscolare. E che cosa ne risulta? Ne risulta che chi usa la bicicletta a pedalata assistita fa meno fatica. E qui, insomma, voglio dire, ci mancherebbe, lo studio non è proprio campato in aria. Però emerge una maggiore propensione di coloro che usano la bicicletta a pedalata assistita a usare per l'appunto per recarsi al lavoro, per il pendolarismo. Questo perché psicologicamente il fatto di fare meno fatica li invoglia a usarli. Ora tutto lo studio si basa su un test ridicolo, un anello di mezzo miglio percorso 6 volte, quindi totale 3 miglia, 9 km e poco più, siamo sotto i 10, insomma non è che sia particolarmente probante, però in ogni caso emerge che effettivamente la volontà da parte di chi utilizza un e-bike è quella di continuare a usarla. Quindi in pratica che cosa ci dice questo studio?
ci dice innanzitutto che con un e-bike comunque si svolge una moderata attività fisica, ma soprattutto che chi utilizza una bicicletta pedalata assistita è più portato a utilizzarla anche quotidianamente rispetto a chi la tiene ferma. E messa così, allora sì, chi usa un e-bike fa più attività di chi non la usa, perché uno la prende tutti i giorni e l'altro la prende una volta a settimana. Se uno mi fa 9 km al giorno e l'altro 90, beh, insomma, è ovvio che anche se assistiti, 90 km valgono più dei 9, ma qui è pacifico. Quindi lo studio di per sé non è del tutto bislacco, anche se in fin dei conti dice cose che già sappiamo tutti quanti. Allora perché questo video? Perché ho perso tempo anche a scrivere un articolo? Beh, soprattutto per mettervi in guardia. Vedete, purtroppo questo articolo mi è capitato davanti agli occhi perché è stato condiviso su pagine social di gruppi di ciclisti. Chi lo ha fatto non si è preoccupato né di leggere forse fino in fondo l'articolo né di sollevare qualche dubbio sulla sua, diciamo così, autorevolezza scientifica, e né è andato a vedersi lo studio. E allora vedete, quando acchiappate questi titoli, perdonate il gioco di parole, acchiappa click, il mio invito non è passare oltre, perché a volte un fondamento c'è, anche se è tutt'altro rispetto a quello che poi si vuole dire, a volte si trova uno studio che comunque può essere curioso sapere, però insomma in linea di massima si può anche passare oltre, ma soprattutto non farsi abbindolare proprio da questi titoli. Del resto chiunque abbia una pubblicazione con un discreto pubblico che fa informazione, per esempio la mia col blog, io ricevo ogni giorno 5, 6, 10 mail di queste società che mi propongono i loro contenuti e vogliono addirittura pagarmi perché io pubblichi questi loro contenuti. Ovviamente io me ne guardo bene. Quindi non è vero che in e-bike si fa più fatica rispetto a una bicicletta a pedalata assistita, ma se noi prendiamo delle persone che in bicicletta proprio non ci vanno, beh, a questo punto meglio metterlo su una bicicletta a pedalata assistita piuttosto che sul divano. Non serviva uno studio però per capirlo. Alla prossima, ciao!